Ce l'abbiamo fatta, eccoci ancora qua con un nuovo episodio della Carriera d'Allenatore con la Juventus che vi piace da impazzire, da urlare di gioia. Importantissimo, prima di tutto lasciamo 4000 like per avere subito un altro episodio il prima possibile. Conto su di voi, avanti, io aspetto che mettete il mi piace. Se l'avete messo siete dei grandi, numero uno, se non l'avete messo siete dei bufu. Andiamo avanti perché oggi giochiamo la prima partita di Champions League. Il nostro obiettivo principale in assoluto è vincere la Coppa dei Campioni. Certo, poi anche il campionato e Coppa Italia non ci farebbero schifo. Vi ricordo di passare anche qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network, tutti i link ai canali di Brailless. Cliccate ogni singola cosa che vedete. Intanto Giorgio è pronto, è carico e vuole andare a vincere. Ok, ho giocato la finale di Europa League, ho giocato la finale di Champions, ho giocato la finale di Supercoppa Europea, ho vinto lo scudetto, mi manca la Coppa Italia, ma esordire in Champions League allo Juventus Stadium, allenatore della Juventus, è per me un sogno che davvero diventa realtà. E intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti, perché sto già iniziando a pensare, in previsione di FIFA 18, a quale squadra fare. Io sono indeciso tra due in particolare, e sono l'Atalanta e la Spal. Ma fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, riempite nei commenti la sezione. Ronaldo in piazza! E battono il primo pallone, inizia la Champions della Juventus. Calcio d'angolo, lo batte Julian Draxler, proprio l'uomo che rifiutò la Juventus qualche stagione fa. Attenzione, Cuadrado la può mettere fuori, la prende Ronaldo. E allora ripartiamo con Piazza, che velocità incredibile, anzi no, era Dybala. E allora Piazza prova a dargliela, dietro l'ultimo difensore, Dybala fa sportellate, Dybala è davanti, ma Young ci mette il fisico. Attenzione perché la palla finisce proprio lì e Donnarumma la salva e Alessandro può spazzare e usciamo con Piazza e Arturo Vidal, che parata di Donnarumma spettacolare, e allora dentro per Dybala, proprio come nel contropiede precedente sul calcio d'angolo, ancora Dybala, Paolo, vede il taglio del compagno, prova a dargliela, non gliela data, l'avevo schiacciato. E allora dobbiamo rifarci assolutamente, Vidal dentro per Cuadrado, che sventagliata incredibile, Cuadrado dall'esterno, il tiro di Cuadrado a porta vuota! Ma non ci credo! Entra per favore! Incredibile! Il primo gol di Dybala con la numero 10. Anche qua Juventus, ma cosa mi fai? Avevo appena finito di dire non dategliela, perché c'ho la 21! C'ho la 21 di Dybala, gli date la 10, ma avete fatto apposta. Ma l'importante è aver fatto gol. Fucilata di Cuadrado, palla ribattuta da Dybala, che prende anche la traversa con l'aiuto del portiere. E poi a porta vuota il tapin di testa. È semplicissimo per Paulito, il numero 10. Non è solo Ronaldo questa Juventus, è anche Paolo Dybala. Che coppia di attaccanti d'oro massiccio. E ancora Vidal per Cuadrado, proprio come l'occasione del gol. Cuadrado se la porta avanti con la testa, la velocità di Juan è proprio indispensabile per questa nuova squadra. Dentro così per Ronaldo, la palla che non arriva, c'è invece Bellerin, Ronaldo ancora lì, ma che occasioni che ci mangiamo. Piazza si appoggia così a Alessandro, Nainggolan libera ancora, una volta il croato che chiede l'1-2 e lo ottiene proprio dietro la difesa, Jung non può farcela, ancora Piazza che la mette per Nainggolan che va dentro, Cuadrado, anzi no, Dybala ci ha rubato tutto e poi il tiro di Dybala, il palo e questa volta trova il gol con la maglia della Juventus, il mio pupillo, il mio pallino, il mio fenomeno, me lo sono portato direttamente dall'Emilia Romagna, ecco qua Marco Piazza che dopo il gol in semifinale contro l'Inter, che ci regala la finale contro il Bayern, fa anche il primo gol in assoluto nella Champions League bianconera. Piazza fa andare così Nainggolan nello spazio e poi si appoggia proprio a Aubameyang, che tocca anche lui il primo pallone della gara. Dybala fa andare Arturo Vidal, che ne ha e può spingere tantissimo. E adesso aspettare i compagni ed arriva Alessandro in sovrapposizione. Alex la mette all'indietro per Nainggolan che la stoppa e da fuori trova il palo. Che azione abbiamo fatto! Con Nainggolan in possesso della palla, l'arpiona e poi prova a servire Paolo Dybala per la doppietta. Paolo la ruba, Paolo! E ancora una volta un palo, il terzo di questa partita. Ma Dybala trova la firma, trova il 3-0 dopo tante partite con solamente un gol attivo. Ecco qua la goleata nella competizione più importante di tutte. Nainggolan lancia e poi un erroraccio, uno del difensore del Wolfsburg, mamma mia, male male. Poi Dybala la mette lì nell'angolino, proprio accarezza il palo, gli dà un bacio e poi la palla entra e c'è il 3-0, così Paulito. Dentro però Aubameyang, attenzione perché ci sta addirittura il quarto gol, perché Pierre Berig non segna mai. Dybala ancora dentro così, la palla dietro per Aubameyang che può spingere Pierre-Emerick Aubameyang e c'è anche il quarto gol che mette completamente fine all'incontro, ormai già chiuso da tempo immemore. Indescrivibile questa partita, ma veramente la difesa del Wolfsburg ballerina, è un complimento se fa gol anche Aubameyang.
4-0, il poker è servito. Che esordio in Champions League, ragazzi, inaspettato. E adesso il pescare, possiamo fare un po' di turnover e far giocare un po' tutti gli altri giocatori che non hanno ancora espresso i loro potenziali, tipo Mario Mandzukic. Hernanes, il profeta trequartista, deve essere una cosa spaventosa. Io ci provo. Formazione fatta. Tutti pronti, gioca anche Mandragora. Claudio Marchisio da capitano, mi fa veramente emozionare questa cosa. Ecco il profeta che tocca il primo pallone da quando siedo sulla panchina della Juve, con il 19 di Bonucci sulle spalle. Hernanes e tutta la sua tecnica sono al nostro servizio. Attenzione, perché c'è Mandragora con il mancino contro il pescare, la sua ex squadra. Mandzukic dentro così per Aubameyang, e poi va dal profeta. Hernanes dentro così per Aubameyang. Aubameyang dentro per Hernanes, il tiro! Fammi la capriola, ti prego, fammi la capriola, profeta! Hai segnato proprio te, l'hai sbloccata. Aubameyang dentro così per Mandzukic, che la serve al profeta. Fammi tutte le capriole del mondo. Vabbè, vado a casa, ragazzi, abbiamo segnato anche con Hernanes. Quest'anno abbiamo fatto segnare Rashford, abbiamo fatto segnare Hernanes, l'anno scorso Vampado in, dai, cioè siamo i numeri uno assoluti. Il profeta Hernanes, 1-0, primo gol nella sua carriera, nella sua vita probabilmente. Aubameyang è da solo, deve aspettare i compagni, arriva Super Mario, non molla mai nessuno, non lascia i compagni inermi, e poi dà questo pallone splendido a Aubameyang, che aggira tutta la difesa. Mario Mandzukic che ci si riscopre anche regista. Aubameyang ha disfatto la porta con questo destro, è entrato in forma, secondo gol consecutivo. Adesso inizia a segnare anche Pierre, adesso non possiamo mai più fermarci. 2-0 sul Pescara, questa partita è praticamente archiviata. Hernanes e poi Aubameyang, che squadrone abbiamo fatto, ragazzi, che squadrone abbiamo fatto. La palla che finisce tra i piedi di un giocatore del Pescara con un rimbalzo, un rimpallo in qualche modo, e all'ottantesimo la riaprono. Guardate qua, la palla dentro, eccola qui, ecco qua il rimbalzo, il rimpallo. No dai, gli ha dato anche un bel pallone, voleva probabilmente cercarlo. 2-1. E Alessandro sfida tutti in velocità e va via, avanti, palla al piede, forza fisica strarifante. Ancora Alessandro, dentro per Mandzukic. Mandzukic la riserva ad Alessandro, che si vuole appoggiare a Marchisio. Vedrà in golana, ancora Marchisio, adesso la possiamo gestire. Abbiamo già guadagnato abbastanza campo. C'è Mattiello che vuole andarsene. Ancora Federico, va sul fondo e la mette, attenzione, perché becca il palo da lì. Mi ricorda un certo gol in una carriera con la Sampdoria. Pasquato, appena entrato. Attenzione a Cristian, il nuovo Cristiano Ronaldo. Li abbiamo tutti e due in rosa, guardate cosa ha fatto. Secondo me si è rotto un ginocchio nel provarci. Tienila lì, Gigio. Tienila lì, che facciamo finire questa partitona. Siamo già a capolista. A più uno sul Bologna, a più due sull'Udinese e Sassuolo, a più tre su Inter e Lazio. E oggi c'è una partita molto difficile, una rivalità molto, molto sentita a Firenze con la Fiorentina. Squadra titolare, che ha riposato nell'ultima partita bellissima contro il Pescara. Si gioca al Franchi di Firenze. La Viola vorrà sicuramente fermare questa avanzata prepotente della Juventus. Nainggolan, mamma mia, che palla alla rovescia per Alessandro. Ancora Alex che vuole entrare in area, ce la fa. Alex lo sfida e riesce ad andare via dal suo avversario. C'è Ronaldo in mezzo che cade e muore. Dybala, attenzione, vede un ottimo inserimento di Marco Piazza sulla corsia di sinistra, che sta facendo tanto, tanto male a tutti gli avversari. Piazza la mette sul secondo per Ronaldo, la prende. Alessandro si appoggia a CR7, che non ha veramente ancora toccato neanche un pallone in questa partita. Finora deludente, ma sappiamo che gli basta una zampata per accendersi e deciderla. Cosa fate? Guadagniamo metri, pian piano. Nainggolan, ancora lui, dentro per Arturo Vidal. Vede la sovrapposizione di Bellerin e allora ci prova, col tiro da fuori col mancino. Quadrado, l'ex di turno, che può fare malissimo con questo cross per CR7. Nainggolan, dietro, per CR7, che può preparare il missile terraria da tirare da lì. Cosa fai, Ronaldo? Che fai? No, 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 no! Zarate, e il palo che ci salva clamorosamente a porta vuota. E mentre stavo per prendere gol, perché stavo dicendo no. Ronaldo, proviamo per via centrale, attenzione, ancora CR, vuole andare largo da Juan Cuadrado. Cuadrado è l'uomo più avanzato, Cuadrado è in area, Cuadrado, Cuadrado con la punta, il gol dell'ex, più inaspettato di sempre. Juan Cuadrado con un'invenzione strepitosa di Cristiano Ronaldo, l'avevo detto, gli basta toccare un pallone e che palla gli ha dato dietro la difesa. E poi Cuadrado è stato bravissimo a resistere alla carica e con la punta, come gli ho imparato io, davvero giocatore di calcetto, davvero top player, davvero bomber, perché solo i bomber fanno i gol di punta. 1-0 Cuadrado, la sblocca lui, grande Juan. E comunque la nostra corsia di destra continua sempre a dare problemi agli avversari. Ancora Cuadrado, da dove è nato il gol? Cuadrado, 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 restituisce il favore al portoghese che non riesce a fare gol. Kuma Babacar, dentro, che bella palla per Moretti, che bel gol, che infilata che ci hanno dato. Clamorosa, non so chi sia questo Moretti, perché non è Emiliano del Torino, ma
veramente una gran palla di Babacar. Chiellini era uscito, non l'ha seguito e questa volta ci meritiamo di andare sotto, anche perché loro hanno preso un gran palo. Eccolo qua, l'occasione d'oro per Ronaldo. Ronaldo davanti al portiere. Ronaldo! CR7! La infila lui. Gol e assist per il portoghese, che si fa perdonare per tutte le incertezze avute finora. È un giocatore non più al top della forma. Non fa la differenza su tutte le palle per ogni 90 minuti di partita. Ne tocca poche, ma quelle poche che tocca sono strepitose. Vidal la ruba, la serve a CR7. La Fiorentina si addormenta subito dopo il gol preso. Anzi, segnato, ma subito dopo ne prende uno, fa gol, CR7, il portoghese, il pallone d'oro, l'uomo in più di questa Juventus. E può andare Alexandro, attenzione perché possiamo addirittura andare a segnare anche il 3-1, Nainggolan, largo per Piazza che si appoggia Alexandro e la palla di ritorno e finisce qua la partita, sì, finisce qua, 2-1, terza vittoria di questo episodio, sono veramente carico. Nuova partita di Champions da andare a giocare, ma ovviamente non sarà in questo episodio. Ancora una volta vi invito a passare qui sotto in descrizione tutti i social network, tutti i link ai canali di Brainless, lasciate un mi piace e anche un commento. E noi ragazzi, carichi, carichi, carichi. Ci vediamo al prossimo episodio. 4.000 like, arriva il prima possibile.